Mi hanno proposto 10 di tesi. A me piaceva questa scena di Il peccato, Giardino d'Eva di Adamo. Ho deciso perché, semplicemente a me è piaciuto, perché io amo molto animali. Qui ci sono serpenti. Per quello a me interessa subito per realizzare questa scena. Perché io anni 60 ho fatto tanti animali, perché animali è una forma meravigliosa. E qui c'era serpente. Allora subito a me è interessato portare a realizzare questa giardino di Eva e Adamo. Studiando, immaginando modo mio. E poi io non sono cattolico, quindi spiritualmente non ha molto approfondito la storia, però superficialmente mi è interessato serpente. Poi questa scena, essendo scultore, se sia cattolico, sia non cattolico, credente, non credente, non ha importanza, ma quando avere dato una tema, fare qualcosa, ecco, e sempre io ho avuto volontà di rispondere. Avere capacità di esprimere, essendo scultore artista, quindi sempre coraggiosamente, sia bene o male, non ha importanza, ma ho voluto tentare. E in questo caso, questo modo con la pianta, simbolicamente, qui, serpente, e poi Adamo e Eva con questo modo astratto. Io sono durante quella. Ho partecipato a Perguella come pilota della Marina caccia. E poi abbiamo combattuto. E poi quando l'ultimo partecipato per Kamikaze, poco prima di partenza eravamo tutto pronto per partire, e purtroppo Guerra ha perso, ha finito, credendo fortemente all'imperatore, al nostro Dio. Io ne ho questa, avevo profonda fede che avevo io, e invece l'imperatore non era Dio. Così ho perso tutta fede che avevo senza paura di offrire la mia vita, e invece era tutto falso, non era l'uomo normale l'imperatore. Quell'occasione, dal mio corpo umano è uscito fede che avevo completamente, quindi io ero carne, sangue, osso, solo materiale, l'anima, spirito, passione, fede, quella è uscita dal mio corpo umano, quindi io sono cadavere. Da questa esperienza, una sofferenza spaventosa, perdere fede è una cosa spaventosa, una sofferenza terribile, era una disperazione. Da quella situazione ho voluto ricominciare da capo. Allora ho cominciato cerca, ricerca, fede. Quindi partito con questa idea, sempre ho vissuto tutta la vita come ricerca, fede. Quindi avevo sempre interessato per credere, cercare fede nuovo. Con questa, alla partenza della mia vita, sempre sia buddismo, sintoismo, cattolico, islam, non ha importanza, ma ha interessato molto il campo religione. E per quello anche adesso, se mi chiede storia alla Cristo, eccetera, se mi chiede, modo mio, essendo nel mondo dell'invisibile spirituale, posso. Ho grande volontà di tentare, provare. Questa ne ho volontà. Allora io ho avuto tante cose per la Chiesa, anche fatto una ricerca a lungo tempo per il crocifisso, anche alla sua storia di San Paolo, anche adesso questa ha fatto Giardino di Eva. Adesso devo fare anche per il Vaticano. Mi interessa molto essere in questo
mondo spirituale. E poi questa mondo invisibile, essendo scultore, utilizzando qualche materiale, devo esprimere una forma e poi questa mia forma, diciamo scultura, trasmette i miei pensieri, mia idea, mia poesia.